sono convinta che se adesso scendessi per strada e chiedessi, non so, che confusione... Sarà perché ti amo. No. In questo inverno? Sotto zero. No, ecco, sì, anche, o c'è qualcosa che non va. Oddio. La seconda strofa. Hai ragione, ragione. Vedi, io le so ragione, tutte, ragione. Io le so proprio tutte, perché sarà perché ti amo. Come un film in bianco e nero, se mi innamoro. Noi abbiamo deciso. Loro la sanno. Così. Questa è un'altra, io parlavo di come vorrei. Esatto. No, che era la sigla sul classico Se mi innamoro, quindi. Perché era la sigla di Portobello. Certo, assolutamente, che è uno dei brani anche più importanti che ci sono nello spettacolo, quindi a cui teniamo molto tutti quanti. 7 anni di lavorazione per arrivare a questo musical, come mai ti è venuta l'idea? Alfonso Lambo è regista e autore di Sarà perché ti amo, il musical. L'idea di Sarà perché ti amo è nata dalla volontà di parlare di d'amore, perché avevo desiderio di parlare d'amore, e poi ho incontrato magicamente le canzoni di Ricchi e Poveri e lì magia è stata, e si è creato poi lo spettacolo, e si è creato un po' anche da solo, in realtà, cioè l'ho scritto io, però si è creato da solo si è creato da solo, perché le canzoni di Ricchi e Poveri a volte sembravano quasi scritte apposta per le scene che stavo scrivendo, soprattutto perché io il testo l'ho scritto prima della scelta delle canzoni, quindi ritrovare le stesse atmosfere, emotività che volevo proprio rappresentare anche nello spettacolo è stato proprio un segnale perfetto, e ho detto sì, sono loro. Poi quando ho scritto il titolo, prima di iniziare a scrivere proprio le battute, ho detto sì, è quello giusto, è giusto, è proprio lui. Quindi ci sono 4 storie d'amore che in realtà poi sono intersecate tra, sì, di loro, perché l'amore è semplice, e quindi questo vuole essere un musical semplice e diretto come le canzoni dei Ricchi e Poveri. Assolutamente, il linguaggio del testo segue proprio il linguaggio anche delle canzoni, quindi c'è una semplicità, c'è un modo diretto di parlare al pubblico, e i personaggi tra loro parlano in modo proprio semplice e diretto, proprio per dirsi ti amo o non ti amo più o torniamo insieme, che sono cose semplici ma che fanno parte della nostra vita, no? E così anche le coreografie sono semplici, Andrea Verzicco, coreografo. Sì, ciao a tutti, innanzitutto sì, sono semplici, ho usato un mio linguaggio che ovviamente è il mio, che io trovo semplice ma complesso allo stesso tempo, perché dire ti amo a una persona è molto molto facile, ma comprende tutta una serie di cose, come dire a una persona non ti amo più può essere semplice, ma procura tante altre emozioni, anche non piacevoli a volte. Il mio linguaggio è semplice, adeguato alle persone che devono usare questo linguaggio, e loro lo fanno un sacco bene. E quindi conosciamoli questi performer che si sono incastrati, sono grandi performer italiani. Qualcuno, tutti, dicano qualcosa. Chi sei? Chi sei? Cosa fai? 2 fiorini. Dopo io metto i sottotitoli, non vi preoccupate. Io sono Giorgio Camandona e interpreto la parte di Roby insieme alla mia splendida partner. E io sono Tiziana Lambo, interpreto Miki, sono la sua fidanzata, diciamo, un po' storica. Storica e un po' più grande di lui, non si dovrebbe dire, ma lui è un po' più grande e gentile. Molto gentile, diciamo, educata. È una donna, ho sempre dei classe, sono sempre gentile, sì, sono classe, sempre molto, sì, carina nei suoi confronti, però insomma, abbiamo una storia un po' complicata, ma, insomma, essendo il mio toy boy, ho anche il diritto un po' di, no? E via, andare con gli altri. E invece il gigante buono? Io sono Babbo Ernesto, lui mi chiama ogni tanto papà, ma io mi arrabbio perché chiaramente, essendo toscano, non amo essere chiamato papà, e sono il padre di Marco, che lo interpreta Bruno. E niente, sono un tipo buono, pacifico, che però insomma ha veramente delle stoccate finali di sentimento abbastanza forte, insomma. Ma voi l'avete riconosciuto? Chi sei tu? Chi sono? Eri un po' diverso, È MasterChef. Sono MasterChef. Cannavacciuolo. No, non avevo la barba, avevo qualche cicatrice. Sono Putin on the Ritz. Non vi dico di più, vi lascio indovinare. Poi Paola Ciccarelli, sono Rafilina, una delle 2 vicine di casa insieme ad Altea Russo. Io sono l'altra vicina. Esatto. Maria Giunta. Anche lei è un viso che ho già visto da qualche parte. Anche tu, tutte e due. In provincia di Transilvania mi avete visto. Però mo sono emigrata qua perché diciamo che Milano c'ha un clima un po' più accogliente, e quindi sono venuta dalla Transilvania direttamente qua.
Ma tutti abbiamo avuto delle vicine che magari parlavano un pochino, Ma io no, non avevo mai... Sei fortunata. Sai, io vivo in una villa a Bologna, sì, nelle campagne bolognesi. No, no, io niente, sono molto contenta di essere vicina di casa insieme a... ad Altea Russo, che oltre a essere una collega e una grandissima amica, vi faremo sicuramente divertire. E noi aspettiamo. Poi abbiamo, scusatemi, mi giro di qua, pazzesca, sono qui, sono Lucia Blanco, rapida in dolore. Io presento Susi, cioè la sobrietà. Basta, tutto qui. Infatti mi ricordo il tuo abitino molto semplice, non sì, si nota? Semplice, non si nota, non è ingombrante, esatto. Tutto molto semplice. Per andare sul metro la sera, comodissimo. Esatto, esatto, molto comodo. Io sono molto così, basta, non dico altro perché non voglio svelare niente, perché insomma, venite a teatro e capite tutto. Pazzesche. Ciao, io sono Giada Dauria e interpreto Cristina, la migliore amica di Bruno De Bortoli, di Marco, insomma del personaggio di Marco. E sono l'ex fidanzata di... Gianmaria, Andrea Rossi, e sono il fabbro del paese da cui viene Marco, quindi sono diciamo il campagnolo che si ritrova da solo, lasciato, abbandonato da Cristina... Chissà poi perché. Che è un po' bipolare, quindi a un certo momento se ne va e decide di lasciarlo solo. Insomma, niente, noi ci divertiamo molto anche perché siamo compagni anche nella vita, sì, e quindi esatto, in un certo senso giochiamo a questo ruolo. Ciao, io sono Bruno De Bortoli e interpreto Marco. E sono molto amico suo, è la mia migliore amica. E vestito molto bene. Non c'è la mia fidanzata, Gioia, Marta Belloni. E dopo, quando mi trasferisco a Milano, grazie a lei, incontro Alessandro, che è Andrea Verzicco. Che è anche il coreografo, ma è anche in scena. Quindi parliamo anche del tuo personaggio. Sì, sì, sono il coreografo, ok. Sono in scena, sono Alessandro. Un conoscente di Cristina, perché ci conosciamo, perché bazzichiamo la stessa casa di ringhiera in realtà, conosce e incontra questo ragazzo appena arrivato a Milano e trova che... Eccolo qui. E trova che questo... Di cui abbiamo la diapositiva. Esattamente, una diapositiva di quello che poi diventerà il mio fidanzato. Diciamo che scopre in questo ragazzo semplice, che arriva dalla campagna, trova qualcosa che lo incuriosisce tanto, forse quella semplicità che... spesso negli ambienti gay non c'è, o comunque è molto ben nascosta quella semplicità. Questo Alessandro si innamora della semplicità e della purezza di questo ragazzo, e che ben venga, insomma, no? Io ho già la pelle d'oca, comunque a prescindere. Chi manca? Nessuno. Che non c'è? Ecco. Marta, guarisci, torna presto, amica, torna presto. Topolina, torna, io ti aspetto. Top. In conclusione, Alfonso, questi cosa sono? Allacciamoli, questa è una campagna importantissima che tutto il cast lancia contro l'omofobia, e quindi questo spettacolo nasce anche per quello, per difendere l'amore. E quindi concludiamo con... Allacciamoli, li allacciamo? Via, vai! Allacciamoli stasera, allora allacciamoli stasera. No, stavo andando un attimo così, no, vabbè. mi piace, I like, sarà perché ti amo, un bacio, a presto, ciao.